Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Ho visto che in molti volete sapere come si smonta l'autoradio di serie e quindi sono pronto a farvi un bel tutorial. Quindi intro e cominciamo subito. Ciò che ci serve prima di tutto sono queste due chiavette. Adesso ragazzi, dopo aver fatto entrare le chiavette fino a un click con tanta forza bruta, dobbiamo tirarla verso di noi. È una cosa allucinante perché è tostissima. Colleghiamo i cavi, questo è quello della radio, e questa è andata. Una volta tirato fuori questa, dobbiamo occuparci della centralina HDMI. Sarà un'altra cosa. Io non so come ce l'avete voi fissata, perché io l'ho già smontata e non mi ricordo minimamente di come fosse prima, perché l'ho smontata circa un anno fa, più di un anno fa, scusate. Quindi la tiriamo fuori. Sganciamo la centralina e i soliti gancetti. Ecco fatto. 1, 2, poi una vite qua sopra. 3, 4. Quindi ci sono 5 viti da togliere, che tengono fisse queste due gabbiette, senza che vi faccio vedere, tanto è banale. Sono 5 Torx da 25, mi sembra, di 25. E vi ricordo una cosa molto importante, che se volete cambiare l'autoradio e mettete quella nuova, la centralina HDMI deve restare attaccata e la nascondete giù in fondo, come feci già io. Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia utile prossimamente, in quanto in caso, scusate, voleste cambiare la vostra radio. Questa fa schifo, quindi ve lo consiglio. Detto ciò, iscrivetevi al mio canale, alla mia pagina Facebook e Instagram e lasciate un bel like qua sotto. Ciao a tutti ragazzi!